topposo. Ah, guardate la nostra colazione di oggi. E facciamo colazione fuori perché guardate che bel tempo, un po' nuvoloso, però si sta bene. Oggi abbiamo fatto delle fette biscottate un po' con il burro d'arachidi che avevamo comprato nella settimana americana Lidl e un po' con la Nutella, e Silvano ovviamente osserva perché lui guarda sempre il paesaggio, gli piace tanto. Che frocci! Che tigrone, ma il tuo Pingu? Oh, che bello, la preda! Bene, oggi vi portiamo con noi nel nuovo centro commerciale di Roma, Maximo, dove c'è il negozio Primark, che è il primo negozio Primark a Roma, quindi dobbiamo vedere. Andiamo al centro commerciale per comprare qualcosina che ci manca per il nostro viaggio. Per il nostro grande viaggio, che la partenza, ragazzi, si avvicina, noi cuori di ame scherziamo, però non... siamo quasi a marzo. Mamma mia, non siamo pronte, mi sa. Quindi abbiamo deciso di fare oggi questo tipo di video a Day in My Life, che è un format molto carino, e vi portiamo con noi in tutta la nostra giornata, dall'inizio alla fine. Alla fine, alla noce. Siamo a Piazza Venezia e stiamo andando a prendere il secondo autobus per andare a Laurentina, perché infatti il centro commerciale si trova in quelle zone. Sta in piedi. Sta in piedi. Mi sta aiutando. Terzo autobus. Siamo arrivate al centro commerciale, finalmente, dopo 2 ore di strada. Sì! Eccolo qui, Maximo. Sembra bello grande comunque, sì. Vero? È il terzo di grandezza a Roma. Sì. Oddio! Ti piace questo centro commerciale? È molto carino, è moderno. Vero? Sì. Adesso dobbiamo cercare un bagno. Sì, come al solito. Sapete, sembra di stare su una nave da crociera. Vero? È tutto uguale di forma. Vero, sì sì. E un'altra cosa, se siete di Roma assomiglia un po' a Porta di Roma, sì. Però più nuovo e più moderno, sì. Direi, vero? Più pulito, più tenuto bene. Vabbè. Sì. Cosa fighissima, c'è H&M di vestiti e a fianco c'è H&M Home, che non l'ho mai visto, mai visto. E sicuro ha delle cose molto carine, sì. E quindi adesso andiamo a fare un giro. Yes. Carina. Grazie mille. Grazie. Buona giornata. Grazie. Arrivederci. Molto bello, carino, però. Vero? Sì. Sembra tipo... Tipo Zara Home. La coin. La Zara Home. Home, sì. Guarda che bello. Guarda che carino. Bello. Bellissimo. Quanto costa? Ah, 14 euro. Guarda che figata, Security Home. Quello che cucina il riso. No, no, no. Entriamo da Mango. Ho già adocchiato una cosa carina. Ah, che carine queste cose. Carino, carino. Quanto? Ah, 60 euro. Troppo per noi.
carino. Dove andiamo? Mezzo. Apri il tuo panino. C'erano tantissimi posti bellissimi qua di ristorantini, però il nostro budget è sempre un po' ridotto e quindi abbiamo scelto il Burger King. Però magari faremo un video a tema proprio sui ristoranti di questo centro commerciale. Buono? Abbiamo terminato il nostro pranzetto al Burger King. Sempre molto buono. Adesso rimanete assolutamente sintonizzati perché fra poco andiamo dall'attesissimo Primark e sappiamo che non vedete l'ora di vederlo perché ce ne sono pochissimi in Italia. Però prima vi facciamo dare un'occhiata a tutti i ristorantini che ci sono qui, che sono veramente molto carini e tutti diversi tra di loro. Siamo arrivati davanti a Primark, siamo pronte per entrare. Adesso vai. Dobbiamo vedere se c'è coda, mi sa di no, non tanta. Bene, grazie. Firpa 6 euro. Bene. Aiuto! Abbiamo fatto shopping, direi. Adesso siamo uscite dal centro commerciale che stavamo morendo soffocate con la maschera. Un pochino. E stiamo tornando a casa. Adesso dobbiamo prendere l'autobus e quando arriviamo a casa vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo comprato. Infatti mi sento bella stanca. Anch'io. Oh. Mangiate tutto lui. Amore della mamma. Dice ne voglio altra. Oh, è stato tanto tempo da solo. Siamo pronte per spacchettare. Qui abbiamo un bustone di Primark e una bustina di H&M. Partiamo dalla bustina. Cosa ci sarà qua dentro? Allora, lo scontrino. Abbiamo speso 16,18 euro. E abbiamo comprato un paccone di calzini. Ce sono un sono... casino 7. Abbiamo pagato 7,90 euro, quindi 1 euro a calzino. Sono grigio scuro, bianco, marroncino, grigio, bianco, e due tonalità di celeste. Sì. E poi abbiamo comprato, cioè hai comprato un reggifetto un reggiseno da H&M che non tutti
tutti i negozi H&M hanno l'intimo, infatti. E questo invece ce l'aveva un casino carino, guardate, sembra tipo Calvin Klein. Sì, sì, sì. Molto carino. E questo l'abbiamo pagato 9,90 euro. Sì. E una cosa, se andate da H&M questo periodo, non so se è una cosa nuova, ci sta la carta. No, è una cosa che fanno sempre. C'è sempre stata, va bene, noi non lo sapevamo. E ci hanno fatto 2 euro di sconto. Sì. E avete sempre così degli sconti, quindi meglio di niente. Svuotiamo Primark. Svuotiamo Primark. Allora ragazzi, come sapete noi partiamo fra poco e quindi abbiamo comprato alcune cose in relazione anche al viaggio, delle cosette che ci servivano comode, no? Anche infatti i calzini, perché ce li abbiamo tutti un po' bucati sul ditone, non è molto bello da vedere. No, direi di no. Da Primark ragazzi è una figata perché è proprio super mega economico, imbarazzante. Ed enorme. Abbiamo comprato questo felpone, è carino, è blu scuro ed è felpato dentro, quindi è morbidoso. Sì. E l'abbiamo pagato, guardate, 6 euro. C'è una felpa 6 euro. E questo l'abbiamo preso così. Questa che taglia è? L. Sì, l'abbiamo preso grande perché sono più belli. Ma le felpe grandi. A me sembra un casino grande. No, a me sta normale. Cioè, mi sta abbastanza grande, sì, però normale. Sì, perché tu la devi provare. No, perché Primark mi sa che ha le taglie un bel po' grandi. Le taglie di un po' inglesi. Me la provo. È un prova, po' prova. Uno spogliarello. Infatti ho provato pure nello spogliatoio dei pantaloni M, ma mi stavano tipo 4 volte. Per questo infatti l'ho vista, mi sembra un po' grande. Porchina, miseriacciolina, mi sta enorme, mi sa. Madonna, ti sta enorme. Madonna, ma non hai notato che era enorme? No, a me no, non mi sta enorme. Sembro... No, però guarda io, che sta bene. Io. No, ma guarda che non sta male. No, è che cioè... la vedo molto grande. Vabbè, però è bella così. Basta, madonna, continui per un'ora. Stavamo litigando sulla maglia. Poi cosa c'è? Vai. Poi abbiamo comprato una canottiera. Il prezzo è imbarazzante. Il prezzo è di 1,80 euro. A me serviva, ragazzi, un pigiama. Molto semplice, perché non me ne frega niente del pigiama, sinceramente. Questa è la maglia. Una S, infatti mi sta già bene la S. E i pantaloni del pigiama così, con queste grafiche, diciamo, carine. 7 euro. Tutto quanto, Questa t-shirt con i cactus grigia. Questa 3 euro. Immaginatela dentro così dei jeans, sì, no? Sì, sì, con sta. Una cintura, è carina, semplice, 3 euro. L'ultima cosa, abbiamo comprato questi 3 elastici per i capelli. Anche questo un prezzo imbarazzante, 1,50 euro. E questo è stato il nostro shopping di oggi. Sono le 7:30 e quindi è ora di preparare la nostra cena. Silvano non se ne perde una, vero? Allora, sto preparando per questa sera un risottino favoloso. Ho tagliato la cipolla per fare un soffrittino per il riso. Abbiamo qui i funghi e poi un po' di formaggio a cubetti per mantecare il risotto alla fine, così che diventa ancora più saporito. Vabbè, vado subito a preparare. Chiara nel mentre ha da fare al computer, come va? Bene, che punto siamo? Ho quasi fatto. Bene, vado a cucinare. Ok. Ciao. Ciao. Siamo pronte per la nostra cena, guardate che bel risotto ai funghi, poi ci mangeremo un frutto e un dolcino. Buon appetito! Lavo i piatti. Fai la schiava della serata. Come al solito. E adesso ci guardiamo MasterChef. Siamo alla settima puntata.
Buon appetito, arrivederci. Fine di una prova durissima. Test cucinando con Lisa. È buio, non si vede nulla. Voi guardate MasterChef, ragazzi. A noi piace veramente sì. tanto. Finito MasterChef, andremo a dormire perché sarà mezzanotte. Vi diamo la buenas noches. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbiamo tenuto compagnia così per qualche minuto. Iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci salutiamo e ci vediamo. Vediamo al prossimo video. Ciao, buonanotte! Buonanotte! Ciao!